Benvenuti su Spaziomatic. Oggi non ci sono buone notizie secondo un nuovo studio pubblicato negli ultimi giorni. Un supervulcano a lungo rimasto inattivo qui in Italia si sta avvicinando a una potenziale eruzione per la prima volta dal 1538 e le conseguenze potrebbero essere catastrofiche. Il vulcano Campi Flegrei, vicino a Napoli, ha una crosta che sta diventando più debole e più incline a rompersi, rendendo più probabile un'eruzione, affermano gli scienziati autori di questo nuovo studio. Più di 1,5 milioni di persone vivono sopra il vasto complesso vulcanico sotterraneo e 500.000 di persone ha la propria casa all'interno della caldera lunga 11 chilometri, formatasi dopo un'enorme eruzione 39.000 anni fa. Se i Campi Flegrei dovessero ripetere la loro più grande eruzione precedente, spingerebbero la roccia fusa e i gas vulcanici in alto nella stratosfera, scatenerebbero tsunami alti 33,5 metri e diffonderebbero un pennacchio di zolfo e cenere tossica che potrebbe far precipitare la Terra nell'inverno nucleare per anni, uccidendo i raccolti e causando estinzioni di massa. I ricercatori hanno pubblicato i loro risultati il 9 giugno sulla rivista Communication Earth and Environment. Christopher Kiburn, professore di scienze della Terra all'University College di Londra, ha dichiarato in un comunicato che il loro nuovo studio conferma che i Campi Flegrei si stanno avvicinando alla rottura. Tuttavia, ha avvertito che questo non significa che un'eruzione sia garantita. La frattura può aprire una crepa attraverso la crosta, ma il magma deve ancora spingere verso l'alto nel punto giusto perché si verifichi un'eruzione. Campi Flegrei, che significa campi ardenti o campi infuocati, sono una rete tentacolare per lo più nascosta di 24 crateri ed edifici che si estende dalla vasta caldera di fronte al Vesuvio alla periferia occidentale di Napoli fino al vicino Golfo di Pozzuoli. I supervulcani sono vulcani che possono produrre eruzioni della massima entità, un 8 sull'indice di esplosività dei vulcani, espellendo più di 1000 km cubi di materiale nel processo. Tuttavia, la più grande eruzione di sempre dei Campi Flegrei ha espulso fino a 285 km cubi di materiale, classificandosi come una categoria 7 che comunque rimane disastrosa. Uno degli elementi chimici pericolosi che si sprigionerebbe nella nube dell'eruzione è il fluoro, che in quantità sufficienti può uccidere le piante e causare una malattia chiamata fluorosi negli animali. Il vulcano è in agitazione dalla metà del XX secolo, con esplosioni di attività intensa negli anni 50, 70 e 80. Nell'ultimo decennio è iniziato un altro periodo di agitazione, tuttora in corso, durante il quale il terreno sotto Pozzuoli, la città situata sul tetto del vulcano, si è alzato di 10 cm ogni anno, per un totale di 4 metri di altezza dagli anni 50. I Campi Flegrei stanno anche sperimentando piccoli terremoti persistenti, con oltre 600 rilevati nel mese di aprile, battendo il più grande totale mensile mai registrato nella regione. Secondo i ricercatori, il fermento sotterraneo è probabilmente guidato dal gas vulcanico che si infiltra nella crosta a 3 km sotto la superficie dei Campi Flegrei, che lo assorbe come una spugna. Questo fa sì che la crosta si allunghi, si deformi e scivoli, provocando terremoti che rimbombano in superficie. Se un quantitativo sufficiente di gas vulcanico penetra nella crosta, il calore e la pressione che ne derivano possono spingere le rocce oltre la pressione critica di degassamento, rompendole e aprendo una fessura in cui il magma sottostante può esplodere in un'eruzione. Sono passati solo pochi giorni da un evento che ha scosso di nuovo la caldera dei Campi Flegrei, causando paura e ansia tra la popolazione locale. Da tempo gli abitanti della zona devono fare i conti con i terremoti ad esso correlati. Lunedì 19 giugno, molti cittadini si sono svegliati con un nuovo trauma. Sin dalle prime ore dell'alba, 4 scosse di terremoto hanno scosso i Campi Flegrei e l'impatto è stato avvertito da tutti. La scossa più significativa si è verificata alle 4:41 del mattino, con una magnitudo di 1.2 sulla scala Richter. Successivamente si sono verificati 2 eventi di entità minore, di cui la magnitudo non è stata registrata, alle 5:33 e alle 6:32. L'ultima scossa, avvenuta alle 7:42, ha raggiunto una magnitudo di 0.8. Le scosse sono state avvertite da tutti a causa della loro bassa profondità, che in nessuno dei 4 episodi ha superato i 3 km. Come spesso accade nei Campi Flegrei, le scosse sono state precedute da un boato, chiaramente udito dalla popolazione. Recentemente si è tenuto anche un convegno presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Bagnoli, quartiere della periferia ovest di Napoli, situato all'interno della caldera dei Campi Flegrei.
Durante l'evento si è fatto il punto sulla situazione del monitoraggio del supervulcano. È fondamentale comprendere e monitorare attentamente questi fenomeni al fine di garantire la sicurezza delle persone che abitano in queste aree a rischio. Uno dei più recenti eventi vulcanici della storia della Terra, paragonabili a quello che potrebbe accadere qui, è stata l'eruzione relativamente recente nei pressi del lago Toba, isola di Sumatra, avvenuta circa 74.000 anni fa. Questa catastrofe primordiale ha scagliato il nostro pianeta in un'oscurità tetra e glaciale, scuotendo le fondamenta stesse della vita. Quella che sembrava essere una calma apparente è stata spezzata da una serie di eventi che avrebbero cambiato per sempre il destino della Terra. Una colossale eruzione ha scagliato nel cielo una montagna di cenere e gas vulcanici, oscurando il sole e spargendo caos e distruzione su vasta scala. Le conseguenze di questa eruzione sono state apocalittiche. Un'enorme quantità di magma fuso e ceneri è stata eruttata, creando un imponente inverno vulcanico. Le particelle di cenere sollevate si sono diffuse nell'atmosfera, impedendo ai raggi solari di raggiungere la superficie terrestre. Il risultato è stato un drastico abbassamento delle temperature globali, portando il pianeta in un freddo glaciale, un cosiddetto inverno nucleare. Gli effetti di questo inverno vulcanico sono stati devastanti. La vegetazione è stata annientata, le colture sono morte, i fiumi si sono gelati e la fauna ha lottato per sopravvivere. L'intera catena alimentare è stata interrotta, causando carestie su larga scala. L'umanità, nelle sue prime fasi di sviluppo, ha dovuto affrontare una prova difficile e implacabile. Studi filogenetici sul cromosoma Y umano suggeriscono che circa 75.000 anni fa la specie umana fu ridotta a poche migliaia di individui. Questo collo di battaglia nella numerosità della popolazione umana spiega in parte la scarsa variabilità genetica nella nostra specie. Ma l'impatto di questa eruzione non si è limitato alla regione circostante, le conseguenze si sono estese a livello globale. I venti hanno trasportato le ceneri vulcaniche attraverso i continenti, coprendo il cielo di una tetra foschia. La riduzione della luce solare ha causato un drastico cambiamento climatico in tutto il mondo, con un brusco raffreddamento che ha influenzato la flora e la fauna su scala globale. Tuttavia, nonostante l'apocalisse apparente, la vita è riuscita a sopravvivere. Gradualmente, mentre l'eruzione si placava, la Terra ha iniziato a riprendersi. Le specie resilienti, tra cui la nostra, hanno trovato il modo di adattarsi all'ambiente ostile e hanno dato il via a un nuovo capitolo della storia evolutiva. Ma tornando ai giorni d'oggi, per valutare la probabilità di un'eruzione, i ricercatori hanno combinato le rilevazioni sismiche con le misurazioni del sollevamento del suolo per mappare le stime della resistenza alla trazione della crosta nella regione. In poche parole, hanno misurato lo stress massimo che la crosta terrestre può sopportare prima di rompersi e quanto manca prima della rottura completa. Il modello dei ricercatori suggerisce che la crosta sotto i Campi Flegrei si sta rompendo, ma non si sta piegando del tutto sotto tutta la pressione. Secondo lo studio, in profondità la crosta dei Campi Flegrei si è lentamente flessa e indebolita a partire dagli anni 50, riducendo la sua resistenza alla trazione ad appena un terzo di quella che aveva nel 1984. Ciò significa che anche se i terremoti nella regione non sono così potenti come negli anni 80, la roccia più debole ha il potenziale di rompersi sotto pressioni minori, dando ai sismologi un minor numero di terremoti rilevabili e alle persone un minor preavviso di evacuazione. Affinché i vulcani esplodano, i gas devono accumularsi più velocemente di quanto riescano a fuoriuscire e il magma deve essere in grado di muoversi rapidamente attraverso la crosta dove si è formata una crepa, due condizioni che gli scienziati non possono sapere con certezza se sono state soddisfatte fino a quando non avviene un'eruzione. Lo stesso vale per le dimensioni della potenziale eruzione dei Campi Flegrei, che secondo gli scienziati è difficile da prevedere, ma è molto più probabile che sia piccola che grande. Secondo gli esperti, vale la stessa cosa per tutti i vulcani che sono stati tranquilli per generazioni. Secondo Stefano Carlino, ricercatore dell'Osservatorio Vesuviano, i Campi Flegrei potrebbero stabilizzarsi in una nuova routine di lievi aumenti e cali, come si vede in vulcani simili in tutto il mondo, o semplicemente tornare a riposare, ha detto Stefano Carlino nella dichiarazione. Secondo l'esperto, non possiamo ancora dire con certezza cosa accadrà, l'importante è essere preparati ad ogni evenienza. Prima di concludere, ti ricordo di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Secondo i nostri dati, molti di voi apprezzano i nostri video ma non sono iscritti al canale. Quindi se sei tra questi, ti invito a iscriverti e ad attivare la campanella per non perderti nessun video. Grazie per aver visto questo video.
Se ci saranno novità sulla questione, non esiteremo a pubblicare un aggiornamento tramite un video o la sezione community qui su YouTube. Facci sapere cosa ne pensi qui sotto nei commenti. Ci vediamo alla prossima qui su Spaziomatic.